Amiche e amici del telaio, ben ritrovati. Qualche tempo fa vi ho mostrato come utilizzare questi tamburi indiani, le tablas, per comporre dei semplici ritmi. Il ritmo è qualcosa che è dentro di noi, da prima ancora che noi nasciamo. Il ritmo del nostro cuore, il ritmo del nostro respiro e il ritmo del cuore e del respiro della nostra mamma sono già con noi. Ci danno la vita prima ancora che veniamo al mondo. È naturale poi che noi cerchiamo di esprimere il ritmo che è dentro di noi, percuotendo, in questo caso dei tamburi, ma quando non si hanno dei tamburi a disposizione è possibile comporre dei ritmi anche senza strumenti. In un filmato a seguire vedremo che è possibile anche costruirsi dei piccoli strumenti a casa utilizzando degli oggetti di uso quotidiano. Ma quando anche questo non fosse possibile, noi possiamo utilizzare il nostro corpo come strumento ritmico. Ogni ritmo si compone di una sequenza di battiti, chiamati battere e levare. Il battere è un suono più basso, come questo tamburo, il levare è un suono più acuto, come questo. Quindi la sequenza di battere e levare fanno un ritmo. Questo è il ritmo più semplice che ci sia, è un due quarti. L'altro ritmo semplice che possiamo immaginare è il tre quarti, che si compone di un suono in battere e due suoni in levare. È il suono tipico del valzer, ad esempio. Come possiamo usare il nostro corpo per produrre dei ritmi, quindi dei suoni in battere e in levare? Molto semplicemente apriamo il palmo della nostra mano sinistra, il palmo della nostra mano destra, e la destra ci servirà per battere due zone del nostro corpo che producono due suoni in battere e in levare. Ad esempio, il nostro petto produce un ottimo suono in battere più cupo. La nostra mano sinistra aperta produce un suono in levare. Possiamo alternarli così come facevamo sui tamburi. Possiamo quindi provare a comporre un ritmo in due quarti. O in tre quarti. Potete imparare ad ascoltare la musica cercando di individuare all'interno della musica questi suoni in battere e in levare. Di solito sono prodotti dalle percussioni, dalle batterie o dai ritmi elettronici nella musica moderna, ma a volte sono anche prodotti dal semplice suono della chitarra o del pianoforte. Il più semplice esempio di ritmo dove potete distinguere il battere e il levare è la canzone We Will Rock You dei Queen, dove all'inizio, con i piedi e con le mani, si produce questo ritmo prodotto da diverse decine di persone. Battere, battere, levare, battere, battere, levare, battere, battere, levare, battere, battere, levare e così via. È molto semplice, si può giocare molto con questo strumento che è il nostro corpo. Questa cosa che abbiamo fatto si chiama body percussion, proprio percuotere il proprio corpo e si può arrivare a fare delle cose molto più belle, più strutturate, più articolate. Ma si può già iniziare a divertirsi facendo semplicemente queste piccole cose che ho fatto io, aggiungendo magari altri suoni che possono essere il suono delle dita, oppure
il percuotere altre zone del proprio corpo. La mano percossa sul palmo o sul dorso dà due suoni differenti. Per cui avete già una buona varietà di suoni con i quali giocare e produrre dei ritmi. Mi piacerebbe ascoltare qualche vostra composizione ritmica, magari sulla base di qualche pezzo musicale che vi piace molto. Vorrei vedere dei vostri filmati dove mettete a frutto queste piccole cose che ho cercato di spiegarvi oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Grazie.